cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG. In apertura, come di consueto, l'andamento della curva epidemica sul territorio nazionale. Nel consueto bollettino di aggiornamento diramato dalla Protezione Civile si segnalano 11.629 contagiati, 299 morti e 10.885 guariti nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono stati 216.211 per un tasso di positività in leggera risalita con più 0,7% che si attesta al 5,4%. Aumentano di 14 persone gli ingressi in terapia intensiva, mentre scendono di 94 le persone che sono ricoverate nei reparti ordinari. Bollettino di aggiornamento pandemico anche in Campania con l'unità di crisi che ha certificato su 16.219 test, di cui 2.156 antigenici, 1.069 positivi, di cui 914 asintomatici e 51 sintomatici, un tasso di incidenza che arriva al 6,59%. Il numero di guariti giornaliero è di 525, mentre i deceduti sono 12, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione della Regione ne sono occupati 114, mentre invece su 3.160 posti di degenza ordinaria ne sono occupati 1.448. Nella lotta al Covid, visti i recenti ritardi sulla fornitura dei vaccini, giunge direttamente da Pfizer una notizia particolarmente positiva. I colleghi di Sky TG24 infatti hanno contattato la società americana, che ha confermato che da questa settimana la fornitura del vaccino tornerà a regime. È stato inoltre specificato che con la decisione del governo di somministrare 6 dosi da ogni singola fiala invece che 5, l'azienda ha deciso che in realtà la riduzione del numero è avvenuta per le fiale, ma non per il numero di dosi, che praticamente resta invariato. Si sarebbe trattato insomma di un fraintendimento nel conteggio delle dosi, che è diverso da quello delle fiale. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto a Domenica Inn per parlare di quella che è la situazione vaccini. Ha detto le riduzioni comunicate da Pfizer e AstraZeneca faranno slittare di circa 4 settimane i tempi relativi alla vaccinazione degli over 80 e di 6-8 settimane per l'altra parte della popolazione. Le dosi a nostra disposizione quindi saranno prevalentemente utilizzate per il richiamo, dunque con riferimento agli operatori sanitari. Questi ritardi stanno colpendo tutta l'Europa, ha detto Sileri, ma mi auguro che verranno colmati quanto prima. Ci spostiamo ora al nord, perché un medico in servizio del pronto soccorso di un ospedale di Brescia è stato arrestato e posto alla misura degli arresti domiciliari dai carabinieri del NAS locali, sospettato di omicidio per aver intenzionalmente somministrato a pazienti affetti dal coronavirus farmaci ad effetto anestetico e bloccante neuromuscolare, causando la morte di due di loro durante la cosiddetta prima ondata pandemica. I militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Brescia. I fatti risalgono allo scorso mese di marzo, quando c'era l'esplosione della pandemia e l'elevato numero di contagi andava a ripercuotersi su tutte le strutture ospedaliere, andandole ad intasare. I carabinieri del NAS di Brescia, a due mesi di distanza dagli eventi, raccogliendo ed elaborando indicazioni sulla possibilità appunto del decesso di alcuni pazienti in ospedale fosse causato da alcune pratiche mediche assunte appunto da un medico, avviando immediatamente l'indagine con l'intesa della Procura della Repubblica Bresciana. Anche grazie al supporto di accertamenti tecnici di medicina legale disposti dall'autorità giudiziaria, le attività investigative hanno consentito di analizzare le cartelle cliniche di molteplici pazienti deceduti di Covid in quel periodo, riscontrando in alcuni casi un repentino e non spiegabile aggravamento delle condizioni di salute.
tre salme sono state esumate per essere sottoposte ad indagini di natura autoptica e tossicologica. Le indagini hanno rilevato all'interno di tessuti e organi di una di loro la presenza di un farmaco anestetico e miorilassante che viene comunemente usato nelle procedure di intubazione e sedazione del malato, che però, se utilizzato al di fuori di specifici procedure e dosaggi, può causare la morte del paziente. Peraltro, nelle cartelle cliniche dei deceduti oggetto di verifica non compare la somministrazione di quei medicinali che invece sono indicati nelle cartelle dei pazienti poi intubati, tanto appunto da ipotizzare a carico dell'indagato anche il reato di falso in atto pubblico. A seguito di una settimana per errore in zona rossa è partita una vera e propria querela tra la Regione Lombardia ed il governo italiano. Il governatore Attilio Fontana, supportato anche da Letizia Moratti, ha confermato che l'errore è giunto da Roma e sono partite le attività per chiedere milioni di euro di risarcimento danni, ma dalla cabina di regia Silvio Brusaferro ha risposto per le rime in un'intervista rilasciata alla Repubblica. Ha detto: queste polemiche sono inaccettabili. Hanno modificato i dati mandando un'email chiedendo il ricalcolo dell'indice RT della settimana precedente. I sistemi di calcolo sono gli stessi che adoperiamo da 36 settimane ad oggi. Prima delle firme delle ordinanze che stabiliscono quale regione viene collocata in quale fascia, vengono sempre inviati i dati alle regioni, ma prima del 20 gennaio non è giunta alcuna richiesta di chiarimenti da parte della Lombardia. Non ci sarebbe stato alcun problema, ha concluso Brusaferro, a rieffettuare nuovamente i calcoli. Ora un fatto di cronaca: la procura di Termini Imerese ha disposto il fermo di Pietro Morreale, 19enne indagato per la morte della fidanzata Roberta Siragusa. È stato Morreale nella mattinata di ieri a far ritrovare il corpo semicarbonizzato della ragazza in fondo ad un dirupo nelle campagne di Caccamo in provincia di Palermo, e il ragazzo è stato ora indagato per omicidio. Secondo gli inquirenti, infatti, è lui il principale indiziato della morte della ragazza avvenuta tra la serata di sabato e domenica. Il giovane si è comunque avvalso della facoltà di non rispondere. Il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e il sostituto Giacomo Barbara stanno valutando se fermare il giovane che ieri mattina, appunto, si è presentato in caserma portando i militari sul luogo del delitto. L'interrogatorio è andato avanti tutta la notte, terminando nelle prime ore dell'alba. Davanti al sostituto procuratore, l'indiziato ha comunque continuato a negare di essere il responsabile del decesso della fidanzata. Il suo avvocato Giuseppe Di Cesare ha detto: il mio assistito non ha confessato né al pubblico ministero né ai carabinieri. Prima di Monreale il magistrato aveva comunque voluto ascoltare una decina di ragazzi che avevano condiviso una serata di sabato in una delle ville della zona di Monte San Calogero, a poca distanza dal luogo in cui è stato poi ritrovato il corpo esanime della ragazza. I testimoni hanno parlato di un litigio per gelosia tra i due fidanzati che si sarebbero allontanati intorno alla mezzanotte dalla casa di campagna. La ragazza aveva rassicurato i genitori che sarebbe rientrata entro l'una del mattino, quando poi la domenica mattina i genitori si sono accorti dell'assenza della figlia, sono andati dai carabinieri e poco dopo si è presentato in caserma anche il fidanzato. A Napoli il cardinale Crescenzio Sepe, 78enne, originario di Carinaro, è ricoverato presso l'ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale a seguito dell'infezione da Covid. Ha comunque voluto rassicurare sulle proprie condizioni di salute. Ha detto: sono molto tranquillo, in particolar modo per l'assistenza che sto ricevendo. Ho fatto i complimenti al primario Punzi e alla sua equip medica. Sul punto ascoltiamo anche il messaggio di augurio del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Auguro, nome mio, non solo a nome personale, ma di tutta la città, al cardinale una pronta guarigione per presto ritrovarlo nella messa che doveva celebrare domani del suo commiato con la città di Napoli. Quindi immagino saranno giorni difficili, ma saranno giorni che ci porteranno nuovamente a incontrarlo nel fare il saluto alla città dopo tanti anni di cardinale di Napoli.
A Caserta, l'ASL locale ha diramato il più recente bollettino di aggiornamento Covid che certifica 89 nuovi positivi. Si indicano inoltre 133 guariti e 8 deceduti, che fanno scendere di 52 gli attuali positivi su tutta la provincia. Come potete vedere dalla grafica, i tamponi processati sono stati 1.616 per un tasso di positività pari al 5,5%, restando pressoché invariato rispetto alle 24 ore precedenti. La città con il maggior numero di contagiati è Maddaloni con 279, seguita da Mondragone con 187 e da Caserta con 170. Chiudiamo con il calcio. Un brutto Napoli crolla al Bentegodi di Verona per 3-1. Inutile il vantaggio iniziale di Irving Lozano dopo soli 8 secondi a seguito di un errore di Di Marco, ma gli scaligeri di Juric reagiscono e trovano il pari proprio con lo stesso Di Marco. Nella ripresa gli azzurri cedono il passo, prima Barak e poi Zaccagni. Siglano il 3-1 finale, sconfitta pesante per gli azzurri, che restano comunque al sesto posto in classifica con 34 punti, ma c'è ancora la partita dell'Allianz Stadium da recuperare contro la Juve. Il tecnico calabrese ha parlato, analizzando quella che è la sconfitta, ha detto: abbiamo mantenuto il piano partita solo nella prima frazione di gioco, quando abbiamo giocato in verticale, dovevamo chiudere la gara immediatamente. Ho delle colpe perché soprattutto nel secondo tempo abbiamo perso le distanze, concedendo al Verona spazi e il gioco fisico. Ci manca la continuità nei 90 minuti, questo lo dobbiamo migliorare. Importante il lavoro di Lozano, ha detto Gattuso, ma c'è bisogno che la squadra sia al primo posto. Intanto però, leggendo i quotidiani della mattina, la situazione del tecnico partenopeo è particolarmente delicata. Rimbalza fortemente il nome di Rafa Benitez. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora nel pomeriggio. C'è il flash delle ore 18 da parte mia. Grazie per averci seguito e arrivederci.